Uno dei motivi per cui quando la batteria arriva all'1% dura comunque a lungo è che il telefono si sta salvaguardando. Quell'1% gli basta per utilizzare Wi-Fi, Bluetooth, riprodurre un film, il tutto mentre si aggiorna. Se invece scorri soltanto il feed, quell'1% durerà di più. È anche un fattore psicologico. Quando vedi che il telefono sta per spegnersi, lo metti automaticamente in carica. A proposito, le batterie moderne non sono mai del tutto cariche o scariche. Se vivi in un luogo freddo e il tuo iPhone si spegne ogni volta che esci e ci sono meno di 0 gradi, vai nelle impostazioni, in batteria, e controlla il suo stato. Se sei a meno dell'85%, dovresti cambiare la batteria, altrimenti si spegnerà ogni volta che esci. Ouch! Anche se hai appena acquistato un nuovo telefono, non dimenticare di ricaricare quello vecchio. La ricarica influisce sulla durata della batteria. Se tieni al tuo vecchio telefono per ogni evenienza, caricalo almeno un paio di volte all'anno. Lo stesso vale per le vecchie console di gioco e i computer. Se desideri che il telefono mantenga la carica più a lungo, attiva la Dark Mode. Più luminoso è lo sfondo, più energia consuma il telefono. Se il tuo computer è un Mac e ha una tastiera retroilluminata, modifica le impostazioni per risparmiare la batteria. Ogni volta che non utilizzi la tastiera, la retroilluminazione dovrebbe essere spenta. Vai su Impostazioni, Tastiera e scegli per quanto tempo desideri che rimanga accesa. Io ho impostato la mia per 5 secondi. Per potenziare un telefono Android, spegni i dati mobili quando non ne hai bisogno. Se sono spenti, la batteria durerà più a lungo. Altre cose che puoi fare sono ridurre la luminosità, optare per cuffie con fili invece di quelle Bluetooth e passare alla modalità aereo quando non usi i dati mobili. Quando manca il 20% alla carica completa, la batteria impiegherà più tempo a caricarsi. Questo perché le batterie agli ioni di litio sono complesse. Quando la batteria è scarica, il caricabatterie fornisce una corrente fissa. È complicato, ma tienilo a mente. Il tuo smartphone ha un circuito di protezione per la batteria. Quando si spegne e la batteria è allo 0%, in realtà c'è ancora un po' di carica, ma il dispositivo è progettato per non consumarla. Se una batteria moderna dovesse, per qualsiasi motivo, arrivare davvero allo 0%, non potresti ricaricarlo e dovresti acquistarne uno nuovo. Non scaricare il telefono fino allo 0% per poi ricaricarlo al 100%. Gli specialisti dicono che, se vuoi che la batteria duri più a lungo, è sempre meglio tenerla tra il 20% e il 90%. Se lasci che la batteria scenda sempre a zero e poi la ricarichi, danneggerai i materiali interni e causerai la corrosione della batteria. Non è vero che tutti i caricatori sono uguali. Dovresti sempre usare il caricabatterie originale. Sì, un cavo o un adattatore di una sottomarca potrebbero sembrare come gli originali, ma perché rischiare? Potrebbe essere un buon caricabatterie, ma potrebbe avere il voltaggio sbagliato. Non sai da quale paese provenga. Voltaggi diversi possono danneggiare i tuoi dispositivi. Inoltre, caricabatterie di sottomarche non includono meccanismi per proteggere il telefono dagli sbalzi di energia. Se il telefono non si ricarica, ecco alcuni motivi. Un cavo difettoso, una fonte di alimentazione con corrente troppo bassa o una porta USB difettosa. Il problema più comune è il cavo danneggiato. Li avvolgiamo costantemente, li pieghiamo, li trasciniamo. Mi sento un po' in colpa. Prova a usare un cavo diverso e vedi se il problema si risolve. Se il cavo non funziona, prova a pulire il connettore. A volte si infila della lanugine, ostruendo il passaggio. Di solito basta soffiarci dentro. Ma se è arrugginito, allora non funzionerà. A proposito di carica, è importante usare il telefono nel modo giusto. Se non blocchi lo schermo quando non lo usi, potrebbe consumare troppa batteria. Di solito i telefoni hanno un blocco schermo predefinito impostato a circa 2 minuti, ma questo lasso di tempo potrebbe consumare tanta batteria. Un altro consiglio è evitare di utilizzare i dati mobili, soprattutto se la connessione è scarsa. Il telefono sprecherà tutta la carica solo per cercare la connessione. Anche la temperatura è importante, non esporre il telefono alla luce solare diretta. Il surriscaldamento può scaricare la batteria. Se non capisci perché il telefono si scarica velocemente, presta attenzione alle impostazioni di sicurezza. Potrebbe indicare che qualcuno ti sta spiando tramite un'app o qualcos'altro che hai scaricato. Lasciare la cover mentre il telefono è in ricarica non è un grosso problema, ma non è raccomandato.
potrebbe intrappolare il calore, rendendo l'intero processo molto meno efficace. E, per la stessa identica ragione, non dovresti lasciare il telefono sotto il cuscino. Se sei sfortunato, potrebbe persino prendere fuoco. Se non riesci ad addormentarti senza telefono, imposta un timer e lascialo appoggiato sul comodino. Se vuoi evitare che si surriscaldi, attiva la modalità aereo e lascia la luminosità dello schermo al minimo mentre è in carica. Se per qualche motivo non vuoi usare il telefono per un po', caricalo fino al 50% e poi spegnilo. Questa percentuale è la più salutare per una batteria agli ioni di litio. Puoi conservarlo così per un mese, senza danneggiare il dispositivo. Non dimenticare di accenderlo una volta ogni pochi mesi e di ricaricare la batteria. Tutti carichiamo il telefono di notte. Colpevole! Può sembrare normale, soprattutto se hai un caricabatterie intelligente che interrompe la carica quando il telefono arriva al massimo, ma non appena si sarà scaricato, il caricabatterie lo ricaricherà di nuovo. Questo ciclo infinito andrà avanti tutta la notte, finché non ti svegli e lo scolleghi. Proprio come le batterie normali, le batterie al litio non amano essere completamente cariche o scariche. Se carichi il telefono e lo usi contemporaneamente, confondi la batteria. Ecco cosa succede. Il telefono si carica, mentre quello che fai consuma energia. Quindi il caricabatterie lo carica di nuovo. Questi piccoli cicli stancano la batteria e ne riducono la durata. So che non vuoi spegnere il telefono mentre è in carica per non perdere messaggi o altro, ma cerca di non usarlo troppo. Un'altra pessima idea è ricaricare il telefono in macchina. Di solito c'è meno elettricità rispetto a quanta ne serve al telefono per ricaricarsi. Le porte USB dell'auto sono a bassa potenza, quindi il dispositivo potrebbe assorbire più energia di quanto la porta possa erogare. Finiresti per rovinare il cavo e la batteria e il telefono non verrebbe ricaricato abbastanza. Le auto a noleggio sono ancora peggio, non sai chi ha usato la porta USB. Lo stesso vale per le stazioni e i treni. I dati possono essere facilmente estratti dal telefono e le porte USB pubbliche sono famose per essere hackerate. Una cosa che dovresti sempre avere quando esci, un power bank. Sono molto più sicuri di qualsiasi hub pubblico. Assicurati solo di averne uno pensato per il tuo telefono. Controlla che non si riscaldi troppo durante la carica. Più calda è la batteria, meno efficace è la ricarica. Potresti aver scaricato un'app che aiuta a risparmiare la batteria per non doverla sempre ricaricare. Sfortunatamente però, queste app non fanno risparmiare molto e a volte chiudono le app che vuoi utilizzare. Ad ogni modo, la maggior parte delle app non consumano molta batteria se attive in background. Assicurati solo che le app che tracciano la posizione siano chiuse. Sono quelle che consumano più batteria. Puoi limitare le app in background nelle impostazioni.